primo capitolo del libro ha il titolo 1975, se non sbaglio, sì, racconta la infanzia spensierata e felice di Angela, e nei successivi, in sequenza così più o meno lineare, il suo privilegiato, tenerissimo rapporto col padre, la malattia del padre, la sua pena di figlia, ma poi nella parte finale, a mio avviso la più bella, la gioia delle tre maternità, e quindi delle tre gravidanze, e quindi la maternità. Il romanzo si chiude con la nascita di una splendida bimba che al femminile avrà il nome del nonno. E, come dire, l'intento di Delfine è chiaro, quello di scomporre l'idea cupa, funerea della morte, riconsegnandola in un certo qual modo alla sua realtà e dimensione domestica. Il libro parla di amore, di morte, dice la gioia, la tenerezza, ma anche il dolore, racconta l'inizio e la fine di una comunione di vita, perché la fine contiene sempre misteriosamente anche l'inizio, anzi un nuovo inizio. Con un linguaggio secco, diretto, di una economia stilistica miracolosa, sembra quasi scritto sull'acqua, Ilaria Capriolio è riuscita a tenere ben presente sempre la veridicità e l'essenzialità del racconto, pur mutando i nomi, questo sono certo, te l'ho anche chiesto, e presumo con un poca fatica, perché il nome appartiene sempre indissolubilmente alla persona che lo porta, specie quando è una persona a noi molto cara. E inoltre, in una società come la nostra, odierna, in cui si fa cultura soltanto in un modo volgare ed esibizionistico, dove le persone corrono felici in televisione a raccontare della propria vita privata dettagli particolari scabrosi e intimi che solo fino a qualche tempo fa si sarebbero gelosamente e molto più elegantemente tenuti nascosti, tace su molte cose, preferisce tacere su molte cose, in un certo senso, e cito ancora una volta, io l'amo moltissimo, Gina Lagorio, approssimando per difetto la vita alla morte, superando per così dire la distanza fra la vita e la morte, nella sintesi alta e sublime del rapporto d'amore. Un libro combattivo, dove non c'è nulla di rinunciatario, di rassegnato, un libro che ha una peculiarità particolare, pur partendo da un vincolo, un legame profondo, necessario, importante come quello fra un padre e una figlia, quindi da esperienze che sono evidentemente autobiografiche, in qualche modo diventa universale, nel senso che le vicende e la famiglia di Angela, ma a questo punto posso dire di Angela Ilaria,
diventano un po' anche le nostre, diventano soprattutto i nostri, i sentimenti che la animano, le sue sensazioni e i suoi ricordi. Insomma, un libro interessante, originale, che vi consiglio assolutamente di leggere, e un libro che muove in maniera proprio viscerale quelle che sono le ancestrali, ataviche paure dell'uomo. Penso alla paura della perdita, alla paura del distacco, alla paura, per usare una metafora un po' più poetica e meno brutale, alla paura dell'ultima avventura. Quindi uno splendido libro che ci invita a prendere consapevolezza dei nostri doveri morali nei confronti soprattutto della famiglia, ci invita a considerare l'importanza di certi valori intramontabili e ci suggerisce, di fronte alle avversità e alle necessità, di assumere un atteggiamento energetico, combattivo, perché solo così si acquista il diritto alla vita. Io mi complimento con Ilaria, le voglio dire brava, e il suo vecchio professore questa volta le dà 10. Devo dire che negli anni di liceo, ma a quell'epoca non ne sono passati così tanti, ma insomma una ventina, il voto più alto che si concepiva per una prova scritta in italiano era 8, lei lo prendeva sistematicamente, e qualche volta, me lo ha ricordato l'altro giorno, me ne sono un po' vergognato per la figuraccia che forse ho fatto con gli altri compagni di scuola, quando veniva a ritirare il giudizio e il compito, così, con la sua eleganza fascinosa, con il suo portamento, la sua classe, che vedo sono rimaste immutate, e lì mettevo anche un più, non vergognandomi di questa predilezione. Se vieni a prendere il compito oggi, che è la minigonna, e mi fai un passo di sfilata, ti do un compito. E io andavo sempre a prendere. Vi leggerei volentieri anche un paio di passi. Ce n'è uno in particolare molto bello, che non sarà magari il primo che leggerò, perché devo cercarlo. Lo volevo però ricordare, l'intenzione era di farlo a un certo punto della mia breve presentazione, mi sono dimenticato, e poi cerchiamo insieme questo passo. Il passo in cui lei racconta l'attesa del padre in un piazzale antistante alla stazione, e Angela sta tornando da Torino, dove è andata a consegnare un capitolo della sua tesi di laurea, e il padre è letteralmente raggomitolato nella utilitaria, troppo piccola per le sue lunghe gambe, ha un libro fra le mani appoggiato al volante, è ansioso e felice di riabbracciare la figlia, non la vede da qualche giorno, però insomma è un padre ed è giusto che sia così, ed è molto più felice di rivedere la figlia di quanto non sia e debba essere preoccupato per l'esito purtroppo positivo di un certo esame clinico che dovrebbe destargli appunto paura, e certamente sarà l'inizio di un lungo calvario quasi decennale raccontato, ripeto, sempre con molta reticenza a scendere nei dettagli imbarazzanti nel libro. Io avrei finito, vi leggo.